sia un risultato pesante alla fine che forse penalizza troppo questo match. In effetti, diciamo, sulla vittoria della Vigor non abbiamo nulla da obiettare, forse il risultato sarebbe stato un pochettino troppo pesante nei riguardi della mia squadra. Diciamo, su questo posso concordare con lei. Tenga presente che noi avevamo preparato la partita ponendo sempre l'attenzione maggiore sui calci piazzati, perché sappiamo che il Mangiapane è un fenomeno, diciamo, almeno da questo punto di vista, e siamo caduti proprio in questo, se si può dire, trabocchetto, tra virgolette, perché se voi tenete presente, la Vigor ha fatto 4 gol su pallina. Noi bene o male l'avevamo messo in, anche sui binari, avevamo ripristinato un pochettino l'equilibrio con il 2-1. Poi l'arbitro, vabbè, io di solito non è che parlo mai male dell'arbitro, però veramente scadente più forse della mia squadra, non è che con questo voglio togliere qualsiasi responsabilità, però diciamo che anche il suo arbitraggio è stato veramente discutibile. Non che abbia favorito la Vigor, è proprio scadente. Si riferisce all'episodio del rigore. Guarda, nell'insieme, nella conduzione della gara, ma avete che presente che mi ha mandato fuori, mi ha allontanato solo perché io ho detto di arbitrare con più equità. Insomma, se noi pretendiamo un minimo di confronto con gli altri, dobbiamo essere anche onesti da questo punto di vista. Visto la rivale della Vigoro, portiere comunque, il suo portiere è sembrato alquanto incerto. Ma fino adesso Pozzato è stato uno dei migliori, non è che posso dare la croce addosso perché ha sbagliato chiaramente sulla punizione, c'è stato un errore grossolano, però io fino adesso il portiere si è ben comportato e quindi non ho da dire nulla né a lui né agli altri, perché qua si perde per tutti quanti, non è che qua stiamo a vedere più o meno di chi è la responsabilità, di tutti quanti, me compreso per primo. L'obiettivo di questo mese? No, noi vogliamo innanzitutto salvarci quanto prima possibile, non deve essere una cosa, chissà quale sacrificio dovremmo fare, perché lei tenga presente che ci sono squadre con le 15 squadre, con il girone un pochettino ristretto, Catanzaro, le difficoltà che noi sappiamo, quando prima ci salviamo, poi vediamo a dicembre cosa la società ci potrà riferire in merito e dove noi ci troveremo, così poi là saremo più sicuri da dire quale campionato affronteremo, o un campionato con i cosiddetti esperti che noi abbiamo, oppure con tutti i giovani che compongono l'organico, tanto è la società che ci deve riferire. Senta mister, non so se i colleghi gliel'hanno fatta questa domanda, oggi praticamente è stata tranciata una tradizione che vedeva il Memphis mano a maldeggiare più al di fuori. Le tradizioni sono fatte per essere smentite. Ma dà un po' fastidio al di là del... Ma fa fastidio, ma la Vigor ha giocata per tanti figli su questo, non ci poniamo, noi ammettiamo e accettiamo la sconfitta, forse nelle dimensioni un pochettino troppo ampie non è questo divario. L'arbitro poi ci ha messo del suo, se che ha preso anch'io, quando sono stato espulso, stava in direzione del gol che ha fatto Guazzo del 3-2. Lui mi deve spiegare, vedetelo pure voi in televisione, dove sta sto fuorigioco, cioè, spiegatelo, io ero proprio in direzione, ho visto chiaramente, lei dice vabbè ma è 3-2, vediamo come va a finire la partita. Cioè, nelle situazioni determinanti è stato proprio comunque sulla vittoria. La Vigor è una signora squadra, lo sapevamo anche prima, ha negli elementi di spicco, ha un reparto d'attacco che lavora molto bene, e questo Mangiapane che dovevo mettere la palla, che in queste categorie secondo me è un lusso, va bene. Che l'avesse lei a Mangiapane? No, io non dico questo, però lei si è preso, quanto gol avete fatto? 4 gol. E mi dica, in quante situazioni sei gol tutti su calcio piazzati? Noi siamo stati, diciamo, come posso dire, abbiamo avuto il demerito che noi abbiamo preparato la settimana, non solo e esclusivamente sui pali inattivi di Mangiapane e della situazione. Stare attenti a non causarli. Siamo cascati. Stare attenti a non causarli. Sull'1-0 Chiari ha sciupato un gol che poteva cambiare la partita. Che devo fare? Mi dica lei che devo fare. Poteva cambiare la partita.
quando si perde tutto quanto. Però in queste circostanze, se tu noi anche domenica col Campobasso abbiamo fatto una unica, Campobasso è una signora squadra, non ci sono squadrette qua, togliamo quelle là che... Ebbene, ha avuto un'occasione il Campobasso, un'occasione abbiamo avuto. Se lei si va a rivedere le immagini, l'occasione che abbiamo sbagliato, altro che quello di Chiarillo. Purtroppo è un merito che arriviamo, non è merito che sbagliamo. Che 2-1 là, al primo tempo, la partita forse avrebbe bisogno. Certo. L'occasione del rigore di Maggio e del rigore accordato alla Vigor, il giocatore vostro che ha toccato la palla. No, lui non ha dato il rigore per il tocco di mano, lui ha dato il rigore per la spinta. Ditemi voi la spinta. Poi ditemi voi la spinta, vedetevi le immagini. Io quando dico un arbitraggio che non ha certamente favorito la Vigor, io con questo però non posso esimermi da dire che è un arbitraggio veramente scadentissimo. Voi andatevi a vedere l'immagine e vedete. Infatti alla tribuna sembrava che con braccio. No, non l'abbiamo preso il mio uomo, l'ha preso il vostro uomo di braccio. Infatti, sì. Lui ha dato il rigore per la spinta. Per la spinta. Ma detto ma con la spinta che stava. Tu vai 2-1, vai sul 3-1, è chiaro che ammazzi l'incontro. È stato spinto trovato. Da chi? Non lo so, mi ha detto lui. Ma chi è stato spinto? Trovato. Io non ho visto niente, abbiamo messo una mano. No, quello è il vostro giocatore che l'ha preso. Qui i fotografi possono fare giudice da legno. No, la palla è stata guardata con le mani, però... sta giocando una data per la mano, l'altro che è vostro. No, ma andate a chiedere a loro. L'arbitro vi dirà che ha dato il rigore per la spinta, poi mi dite voi. Con la mano l'ha toccato il giocatore della Vigor, però il rigore è stato dato per la spinta. A modo di vedere dell'arbitro, secondo... ecco il mio giudizio negativo sull'arbitro, che di solito non mi esprime in questi termini. Questo è un altro episodio da la ciliegia che ha dovuto. Va bene, signore, grazie mille. Grazie, in bocca al lupo con il presidio. Grazie, ho messo in bocca al lupo.